Muoversi a Napoli utilizzando i mezzi pubblici è un'impresa a dir poco complicata. E se è vero che l'apertura delle nuove stazioni della metropolitana ha reso la vita più facile a tanti viaggiatori, ci sono ancora interi quartieri residenziali e periferici raggiunti poco e male solo ed esclusivamente dal servizio su strada, con situazioni ai limiti della realtà, tempi d'attesa lunghissimi, fermate quasi sempre stracolme di gente, mezzi vetusti, superati e fatiscenti. Sono attese di 7, 10, un quarto d'ora. Quindi abbastanza lunghe. Sì, anche se le corse vengono ogni mezz'ora, comunque sono anche attese di un quarto d'ora, 20 minuti. Per ricostruire i contorni di una mobilità troppo spesso negata, basta guardare i numeri dell'ANM, Azienda Napoletana Mobilità, la partecipata che in città gestisce le linee di autobus, filobus e tram. Nei giorni feriali, i cittadini napoletani hanno a disposizione circa 350 autobus funzionanti. Considerato che il comune conta complessivamente 990.000 abitanti, il calcolo è semplice quanto inquietante, un mezzo ogni 2.800 persone. E va ancora peggio nei giorni festivi, dove minore domanda e necessaria manutenzione dei mezzi fanno scendere il parco macchine a 197 tra autobus, tram e filobus, cioè uno ogni 5.000 abitanti. Vale a dire, meglio restare a casa. All'interno degli autobus il servizio non ne parliamo proprio, sono affollatissimi per il bacino di utenza che serve, sono molto affollati, veramente molto affollati. I numeri dell'ANM, per quanto drammatici, non si discostano però da quelli delle altre città italiane. Roma Capitale presenta cifre addirittura peggiori di quelle di Napoli. Il trasporto su strada, gestito dall'ATAC, vanta un parco mezzi di circa 2.900 tra autobus, tram e filobus, per una popolazione di 2.700.000 persone, un mezzo ogni 1.000 utenti. Ma il dato si riferisce al parco mezzi totale, non a quelli realmente in funzione, che tradotto significa il trasporto su strada a Roma vive oggi una situazione davvero difficile. Unica isola felice tra le grandi città, Milano, dove l'ATM, azienda trasporti milanese, dispone di 2.020 mezzi per una popolazione di 1.300.000 persone, circa un autobus ogni 661 abitanti. La domanda a questo punto è d'obbligo. In cosa differisce il parco mezzi milanese rispetto a quello napoletano? La risposta è quanto mai semplice. Nel capoluogo lombardo l'età media degli autobus non supera i 7 anni, mentre a Napoli un mezzo dell'ANM resta mediamente in circolazione il doppio, ben 14 anni. E questo comporta effetti immediati sul bilancio. I guasti sono più frequenti e i costi di manutenzione più elevati. Per non parlare poi del contesto orografico. La città di Napoli ha molte salite e discese. Motori e impianti frenanti sono continuamente sotto sforzo, cosa che invece non succede a Milano. Diciamo che la nostra flotta è fatta di purtroppo un ferro vecchio che però ha un attrezzaggio tecnologico elevato, perché la tecnologia rispetto all'autobus costa molto ma molto meno. E oltretutto, per quanto sia vecchio un autobus, oggi all'utenza non puoi non dire quando passerà la previsione alla fermata, non puoi non garantire la sorveglianza contro i borseggiatori, la sorveglianza contro la malavita. In chiusura la buona notizia, l'ANM svecchia il proprio parco mezzi. È partito l'iter per la gara finalizzata all'acquisto entro il 2016 di 60 nuovi autobus. Contribuiranno a migliorare la performance dell'azienda e ad abbattere i costi di manutenzione, con la speranza che sia la volta giusta anche per Napoli.